Ciao, sono Elisa Ceravolo e sono una psicologa. Stiamo dicendo spesso andrà tutto bene, ma adesso come va? In questo periodo di quarantena molto probabilmente ognuno di noi è attraversato da un senso di mancanza. Siamo nelle nostre case, non possiamo uscire, non possiamo vedere i nostri amici, i nostri partner, non possiamo andare a scuola o al lavoro e le nostre abitudini sono completamente stravolte e possono mancarci anche piccole cose, come un caffè al bar, una passeggiata, l'abbraccio dei nonni, la serata a chiacchierare fino a tardi con gli amici. E poi ci sono la malinconia e l'amarezza per tutte le esperienze che sentiamo ci siano state rubate da questo virus. La gita di classe, la tesi di laurea, la festa del nostro compleanno, quel ragazzo o ragazza che avevamo appena conosciuto e che chissà se poi vorrà vederci ancora. La mancanza è difficile da spiegare e spesso evitiamo di pensarci perché può farci soffrire molto. Eppure è importante ricordare, perché ciò che ci manca dice molto di chi siamo e tenere la memoria dei nostri affetti, delle nostre abitudini, dei nostri progetti potrà aiutarci quando tutto questo sarà finito. Quindi, cosa ti manca? Cosa senti di aver perso e come ti fa stare quando ci pensi? Aiutaci a capirlo condividendo foto, scritti, canzoni, disegni, pensieri. Puoi farlo commentando qui sotto, taggandoci utilizzando gli hashtag #KickTheQuarantine oppure #WhatIMissingQuarantine. Oppure scrivici privatamente, qui ho la nostra mail kickthequarantine@gmail.com e ti invieremo un rimando personale. Continua a seguirci su queste pagine perché ogni settimana verrà lanciato un nuovo tema e se c'è un tema che senti particolarmente importante non esitare a proporlo. Dunque, cosa ti manca e cosa senti di aver perso? A presto!